Ciao a tutti! Sì sì, un nuovo video. Oggi parleremo di un argomento piuttosto spinoso su entrambe le Coree. Ecco 10 grandi differenze tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Il traffico stradale. Seoul, la capitale della Corea del Nord, è come una qualsiasi altra capitale occidentale. Vale a dire, il traffico stradale è terribile. Seoul non è solo una delle più grandi capitali del mondo, ma anche una popolazione particolarmente elevata per chilometro quadrato. La popolazione di Seoul è di 4.048 abitanti per chilometro quadrato. Nella Corea del Nord le cose sono molto diverse. Come ti abbiamo già detto, laggiù la popolazione non ha il diritto di possedere automobili. Solo i funzionari di alto livello e gli alti funzionari dello Stato hanno il diritto di possederle e trasferirsi con loro. Oltre ai trasporti pubblici, le enormi strade della capitale nordcoreana Pyongyang sono ancora completamente vuote. Puoi camminare o pedalare tranquillamente su queste strade deserte. Questo vale per tutto il paese. Nella Corea del Nord le strade sono quasi sempre vuote. Il cibo. Eliminiamo subito le differenze ovvie. La Corea del Nord sta affrontando la sua peggiore siccità in 16 anni e affronta un'enorme penuria di cibo. Ma mentre la maggior parte del paese soffre, l'elite della popolazione che vive a Pyongyang ha una vasta scelta di ristoranti, anche se i prezzi possono sembrare a buon mercato, vanno da 7 dollari a 10 dollari per piatto nei ristoranti di fascia media, a 40 dollari per piatto nei ristoranti più raffinati. Tieni presente che lo stipendio medio di un professore universitario in Corea del Nord è di 70 centesimi al mese. La Corea del Nord, infatti, ha diversi ristoranti fuori dal paese, ma costringono i lavoratori a restituire ogni centesimo guadagnato, il che comporta circa 10 milioni di dollari l'anno. Di recente è diventato così grave che 30 lavoratori in un ristorante della Corea del Nord hanno abbandonato i loro incarichi per andare in Corea del Sud. Nel frattempo, in Corea del Sud, bar e ristoranti sono fiorenti e non è raro vedere le folle in fila per decine di metri davanti ai ristoranti più famosi. I clienti sono noti per essere versatili e richiedono molto, quindi l'industria della ristorazione si trova costantemente di fronte a un aumentato bisogno di creatività e si impegna a rifornire pasti gourmet di alta qualità per soddisfare i propri clienti. L'educazione. L'istruzione è considerata estremamente importante in Corea del Sud e gli insegnanti sono pagati più di quelli in Europa, che guadagnano circa il 25% in più rispetto alle loro controparti straniere. A causa della pressione sociale, la maggior parte degli studenti trascorre il proprio tempo dopo la scuola in istituti privati. In Corea del Nord la scuola è obbligatoria e dipende dalla tua classe sociale. Finché sei un bambino, sei assegnato a una delle 5 classi sociali che determineranno dove vivrai, dove probabilmente lavorerai e in quali scuole puoi andare. Non sorprende che gran parte di ciò che gli studenti apprendono in Corea del Nord sia una mera propaganda, specialmente per coloro che appartengono alle classi sociali più basse. Non sono ammessi i manuali d'oltremare e quelli realizzati in Corea del Nord sono pieni di errori. Per quanto riguarda l'istruzione superiore, esiste una sola istituzione che offre diplomi di laurea, master e dottorato, Kim Il-sung University. La competizione per entrare in questa università è feroce e solo circa 1 su 6 candidati è ammesso. Il tempo libero. La Corea del Sud è già nota in tutto il mondo come leader nell'intrattenimento e nella cultura pop, dalle soap opera sudcoreane al K-pop agli altri e-sport. I sudcoreani hanno una vasta gamma di attività per trascorrere il loro tempo libero, inoltre sono liberi di fare ciò che vogliono, a differenza della Corea del Nord che organizza e gestisce spesso il tempo libero dei suoi cittadini, tanto che a volte le persone tendono ad essere costrette a partecipare a celebrazioni ed eventi pubblici in modo programmato e obbligatorio, che può coinvolgere la partecipazione alle prove e la formazione pre-evento per garantire che tutto vada liscio. In un certo senso, la quantità di tempo che le persone trascorrono in queste attività è essenzialmente il tempo di riposo e di divertimento. Il codice di abbigliamento. Sebbene sia difficile affermare che le regole di Kim Jong-un fossero un miglioramento rispetto a quelle di suo padre, egli consente una libertà stilistica che è stata a lungo negata alle persone in Corea del Nord. Ad esempio, le donne ora possono indossare i pantaloni, tuttavia non sono ancora autorizzate a indossare jeans o piercing e possono tagliare i capelli solo in base ai tagli precedentemente approvati. Dovresti anche sapere che tutti gli stili considerati occidentalizzati sono proibiti e avere qualcosa a che fare con loro può portarti direttamente in un campo di lavoro. Per garantire che queste regole siano applicate, Kim Jong-un ha unità di ispezione cittadine leali che girano per le strade, semplicemente alla ricerca di persone che infrangono le regole del vestire, mentre la Corea del Nord evita le influenze occidentali, la Corea del Sud le abbraccia. Il loro senso dello stile continua ad evolversi e la loro miscela unica di stili moderni e tradizionali influenza le tendenze in tutto il mondo. La moda è considerata importante nella cultura sudcoreana e i cittadini usano i loro stili eclettici e versatili per camminare con le loro identità personali. Invece
Invece di distinguersi, le persone in Corea del Nord vogliono disperatamente unirsi. Un ex cittadino nordcoreano ricorda di aver comprato un paio di stivali alti fino al ginocchio vicino al confine cinese e di essere stato immediatamente disprezzato da tutti nel suo villaggio. Il divertimento. Come abbiamo visto prima, la Corea del Nord ti permette di divertirti in mille modi diversi, ma in Corea del Nord potresti dire che il vero intrattenimento non esiste, perché la radio, la televisione e i film sono tutti prodotti e controllati dallo Stato. Tutto ciò che guardi al cinema, ascolti alla radio o guardi in TV, nonostante abbia l'apparenza di una storia su Godzilla o una soap opera, è in realtà un discorso politico inteso a tenerti indottrinato e sotto controllo. Oggi questo accade anche nelle nostre culture occidentali con film che cercano di indottrinarci. Tuttavia, per farti un'idea dell'orrore dell'intrattenimento della Corea del Nord, la maggior parte dei film proiettati al cinema sono in realtà dei documentari e la stragrande maggioranza sono documentari su Kim Jong-un e i membri della sua famiglia. Immagina che a casa non sia possibile accendere o spegnere la radio o la TV e non è possibile disattivare l'audio o cambiare la stazione o il canale, perché il governo del proprio paese decide quando accendere e spegnere i dispositivi e decide anche cosa puoi guardare e ascoltare in qualsiasi momento. Fondamentalmente, tutto quello che potresti fare da solo è aumentare o diminuire il volume del tuo dispositivo. Inquietante, vero? Il trasporto. In effetti, sembra che tu non possa andare dove vuoi in Corea del Nord. Ed è vero, se ti trovi a Pyongyang, non puoi lasciare l'area in cui vivi, né l'area in cui lavori, a meno che tu non abbia l'ordine o il permesso dello Stato di farlo. Allo stesso modo, puoi essere punito se infrangi questa regola. Un'altra cosa, non puoi muoverti facilmente da una città o un villaggio. Devi avere un pass e un motivo valido. I tagli di capelli. Ne abbiamo già parlato in passato, proprio come i vestiti, mentre in Corea del Sud puoi avere praticamente qualsiasi tipo di taglio, in Corea del Nord esiste un numero limitato di tagli di capelli autorizzati dal governo. Alcuni dicono 18, altri 16, ma in tutta onestà nessuno sa per certo se questo è vero, perché alcune di queste foto sembrano essere state scattate in un salone di bellezza, ma erano solo alcuni tagli che avevano. Ma ancora una volta non esiste una fonte affidabile per confermare queste informazioni. Ciò che è ovviamente certo è che lo Stato ha regole severe sulla lunghezza dei tuoi capelli, non solo sulla forma del taglio, ma anche sul modo di pettinarti i capelli. La dimensione. Lo so, sembra un po' strano, ma mi capirei presto. Una grande maggioranza della popolazione nordcoreana, uomini, donne, ragazzi e ragazze, è di circa 3-6 cm più corta dei sudcoreani. Sì, lo giuro. La ragione di questa differenza, che spicca di più, non è la genetica, ma piuttosto un problema di malnutrizione. In realtà, i costi per mantenere la dittatura, la fornitura e l'equipaggiamento delle forze armate e l'acquisizione di armi, sai già di che tipo, hanno lasciato la nazione nordcoreana nel caos. Di conseguenza, in alcune parti del paese il cibo è molto scarso e ci sono molte crisi storiche della carestia a livello nazionale. Le feste e i giorni festivi. Due festività sono comuni tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, Capodanno e la festa della liberazione. Il resto è piuttosto diverso. In Corea del Sud, infatti, celebriamo e preserviamo le tradizioni e i giorni sacri delle religioni multiple, incluso il Natale, naturalmente, mentre in Corea del Nord ogni festività, tranne il nuovo anno, è essenzialmente legata alla politica e, naturalmente, ai leader del paese e ai loro familiari. Ad esempio, in Corea del Nord, il 24 dicembre, non festeggiamo il Natale, ma piuttosto il compleanno di Kim Jong-suk, la terza moglie di Kim Jong-il. La libertà d'espressione. Può sembrare un po' ovvio, ma è indubbiamente il più importante di tutti. In Corea del Nord non sarai mai in grado di lamentarti o criticare il governo o i responsabili che lo formano, in particolare il leader. Molte persone che sono riuscite a fuggire da questa nazione possono testimoniare quanto segue. Parlare male o fare qualcosa di contraddittorio rispetto a ciò di cui abbiamo già parlato può portarti direttamente in un campo di lavoro forzato. Al contrario, la Corea del Sud è riuscita a revocare il mandato del suo presidente attraverso mezzi democratici di protesta pubblica e azioni legali. Questo è un punto serio. Tutti noi sperimentiamo problemi e ingiustizie nei nostri rispettivi paesi, in un modo o nell'altro, perché nessun sistema è perfetto, nessuna nazione, nessun leader. Ma tu hai l'opportunità di organizzarti e unirti per un cambiamento e fare qualcosa al riguardo. Puoi protestare, puoi scrivere i tuoi punti di vista, pubblicarli e discuterli e puoi lavorare per migliorare il tuo paese e il mondo. Questa libertà è qualcosa che molte persone non hanno. Tutto ciò che possiamo fare nel resto del mondo a questo proposito è sperare che presto si troverà una soluzione affinché i nordcoreani abbiano le stesse libertà dei sudcoreani. Bene, il nostro video sta arrivando alla fine. Quale di queste straordinarie differenze tra Corea del Nord e Corea del Sud ti ha sorpreso di più? A presto!